Ferdinando Castaldi, detto Barone, candidato con la lista Uniti si può col candidato sindaco Pasquale Capuano. Nando, allora la prima domanda, come mai questa tua candidatura è con Pasquale Capuano? Allora, questa, come tu ben sai, non è la mia prima candidatura, ma mi sono candidato anche altre volte. E ci tengo a precisare che mi sono sempre candidato sulla stessa, diciamo, sullo stesso lato politico da anni. Come tu ben sai, io sono sempre stato su questa linea politica di questi miei amici che adesso io sto per sostenere. E ben ha fatto Francesco Del Deo a scegliere il candidato Pasquale Capuano, perché è un'ottima persona, un ottimo professionista e ha le qualità per dirigere Forio su un traguardo futuro. E chiaramente tutto questo significa guardare bene alle alleanze. Abbiamo visto come alla fine si sono trovati sparagliati gli uni che sono andati dall'altra parte, questi che... Insomma, che cosa è successo? Cosa possiamo dire sulle alleanze? È successo, sento dire, leggo che loro sono il rinnovamento e il nuovo, il cosiddetto nuovo. Però, ahimè, il nuovo siamo noi, con Pasquale Capuano il nuovo. Certamente il nuovo non sono loro che si sono messi tutti insieme, ma ovviamente si sono messi insieme solamente per un numero matematico, per sommare i voti, che come ho detto più volte in politica la matematica non fa mai uno più uno fa due. Però ci possono essere delle persone ancora scontente che non hanno deciso se venire a votare. Abbiamo visto sempre negli anni come a tutte le elezioni ci sono sempre molti astenuti, molte persone che non vanno a votare. Secondo te è un appello per votare e per votare questa lista e questo candidato? Io faccio un appello agli elettori di Forio che questa volta devono andare tutti in massa a votare per continuare un progetto messo in campo già da 10 anni da Francesco Del Deo, sindaco uscente, e con Capuano Pasquale continuare l'ottimo lavoro di Francesco Del Deo, che se ne dica in giro che Francesco Del Deo non abbia amministrato bene. Quindi sono tanti i progetti realizzati e tanti ancora che devono essere completati. Certo, qui noi abbiamo un libricino, come chiamano gli avversari, il libricino delle favole. Allora io invito agli elettori di Forio che se sono favole guardano questo libricino e guardano quello che c'è scritto e guardano se Francesco Del Deo non ha fatto quello che c'è scritto qui dentro e quello che c'è da fare nei prossimi 5 anni con il nostro sindaco Pasquale Capuano.